Pensavo di essere solo a un mondo. Pensavo di essere un finto giocondo. Pensavo di essere la mia ombra, l'ombra di un me che non aveva forma. Pensavo che la mia esistenza fosse un reato. Pensavo che il mondo non mi avesse creato. Pensavo di volare oltre il cielo, di cadere all'istante e morire. Pensavo di essere un animale, pensavo che ero di tutti il rivale, pensavo di non possedere alcun valore e di non dare al mondo ciò che il mondo vuole. Pensavo, guardandomi, di odiare me stesso, pensavo che non avrei mai fatto sesso, pensavo che il sole solo conoscesse chi io fossi e volavo tra le nuvole per bruciarmi con esso. E credevo che il mio desiderio era sbagliato, proprio come la mia esistenza era un reato, e volevo andare lontano, non longitudinalmente, ma volare lontano verticalmente. E volavo con il pensiero e pensavo e capii che non ero sbagliato. Capì che il mondo era al contrario, a pensare che io fossi il contrario. Grazie Giuseppe, grazie tanto. Grazie Giuseppe, grazie a voi dell'ascolto di questa poesia che io ancora sento nel cuore dopo 3 anni a un Pride che ho visto a Salerno. Questa è la situazione purtroppo che molti giovani vivono nella famiglia. I ragazzi che sono omosessuali non sono delle ombre, è la società che li vuole così. Noi della GEDA facciamo informazione e formazione perché bisogna capire che gli omosessuali sono persone uguali a tutti gli altri. Quando si parla di omosessualità parliamo di amore, di sentimenti, non di sesso. Perché è questo che le istituzioni dovrebbero capire. Per fortuna abbiamo avuto la possibilità, con un video, 2 volte genitori, l'ascolto di una parte della società cattolica che si è aperta a questa attenzione, e credetemi che è andata molto molto bene, perché noi vogliamo dare informazione per poter capire. La scuola e la chiesa, che grazie ad alcune parrocchie come quella di San Pietro e Paolo, del Crocifisso della Buona Morte, sono delle chiese all'avanguardia che aprono all'ascolto, e l'accoglienza vale tanto per sanare il disagio che le famiglie vivono. L'impegno della GEDO è quello di aiutare le famiglie con le nostre possibilità a rendere normale, perché è normale l'omosessualità, e dare serenità dove è necessario. Grazie.